Ho aggiunto una nuova telecamera, sono riuscito a far funzionare la tecnologia, ragazzi, in questo momento storico. E quindi ho una telecamera che adesso è posizionata alla cazzo di cane, come potete vedere. Questa telecamera qua in basso è una GoPro 9. L'ho messa perché oggi faccio l'unboxing di CG e voglio avere una telecamera che mostri un po' meglio i dettagli dei film. Quindi ho messo questa telecamera. Ma non solo, l'ho anche inserita in una schermata che è questa qua, che è un po' più grande e ci permetterà di vedere al meglio le edizioni CG Entertainment. Iniziamo con calma il nostro unboxing dei film che mi ha mandato CG Entertainment, che vi ricordo ha un bellissimo sito su cui potete trovare un sacco di film, tra cui alcune novità e alcuni film vecchi. Questa parola, no, vecchi, vecchi, sembra quasi che i film vecchi non interessino a nessuno, ma a me interessano, e quindi quando posso mi faccio mandare qualche vecchio titolo per recuperare cose che non ho mai visto. Questo è il pacco che mi ha inviato, è già aperto perché non potevo resistere alla tentazione di aprirlo. Questo è il pacco, questa è l'altra inquadratura, vediamo come si vede. Tac. È una telecamera che ha una risoluzione migliore, quindi mi sono scritto un paio di cose sui film. Sono 9 film, dei più disparati, ma tutti horror o thriller. Cominciamo con questa chicchetta From Japan. Sto parlando di Pozzo di Satana. Pozzo di Satana. Adesso guardate che faccio il change. Vediamo. Oh, dai, si vede abbastanza, si vede abbastanza. Il pozzo di Satana. Allora, un ricco uomo d'affari lascia in eredità ai suoi avidi parenti un'antica villa, conosciuta da tutti come il pozzo di Satana. Ma tu voi andreste a... Cioè, vi dicono, ha ereditato il pozzo di Satana. È un po' inquietante come cosa. Vabbè, è una casa infestata, non vi dico oltre, dai, non vi dico oltre perché non voglio spoilerarvi troppo. Comunque, è un film del 1965, ora lo apro. 1965 di Hajime Sato, è giapponese. È il classico film Casa Infestata giapponese. Si rifà ai film europei. Ma che bello, c'è un dépliant con tutti. Diciamo ai film di Case Infestate europei. Mi ha incuriosito una nota riguardo a questo film, che dice: il film è stato vietato ai minori di 18 anni all'epoca, per un clima morboso di terrore, di orrore e di violenza omicida, del tutto controindicate dalla particolare sensibilità e alle specifiche esigenze educative dei minori in tale età. In realtà è un vecchio film, sì. Un po' weird, un po' strano, perché i giapponesi hanno questo stile. Hanno questo stile un po' strano di per. È veramente strambo, è veramente strambo. Comunque mi gasa parecchio. Faccio vedere anche qua. Anche qua non si vede male, però dai. E visto così sembra un film con tutti attori, cioè visto da fuori sembra un film con, perché anche la tipa rappresentata davanti sembrano attori occidentali, in realtà è tutto con attori giapponesi e veramente sembra un grandissimo film secondo me. Mi sembra bello. Lo trovate sul sito di CG. Li butto là per comodità. Passiamo a un thriller di Alejandro Amenábar, che voi sapete essere il, come si dice, il regista di Ader. Vi faccio vedere qua. Ditemi com'è questa inquadratura, se è pessima o vi può garbare. Regression con Ethan Hawke e Emma Watson, cioè Hermione di Harry Potter. Adesso non voglio screditare il film facendo il razzista con Harry Potter. No, lascio questa, lascio questa. Non voglio fare il razzista con Harry Potter. Insomma, è un film che per i bambini va bene. Regression è un film di, insomma, Amenabar non è proprio un cane, no? Anzi, a me di Ader è piaciuto molto. Quindi mi aspetto qualcosa di quantomeno
di quantomeno bello. Mentre apro la confezione, ricordo a chi vedrà questo video su YouTube che se si iscrive al canale Twitch può venire qua a interagire con noi. Le live sono frequentissime, quindi direi che conviene. Chissà perché quando apro i film sono sempre ribaltate i dischi. Tra l'altro dentro al film giapponese horror c'era... Io adoro vedere questi Diplian con tonnellate di film dentro. Dopo me lo guardo con calma. Devi guardare Thesis se non l'hai visto di Amenabar. Ciao, ciao Mirko, ciao. Thesis? Credo di no. Dopo guardiamo, facciamo così, dopo segniamoci un po' le cose da guardare e ci vediamo anche i trailer. Passiamo al prossimo film, Benedizione Mortale, qua un regista più noto, però io credo che il film, non so se l'ho visto, perché veramente è uno di quei film vecchi che potrei anche aver visto tanto tempo fa. Deadly Blessing, Benedizione Mortale. Ciao Paolo, film con gli zombie di Wes Craven. Ragazzi, questo forse mi è capitato di vederlo, ma da bambino, cioè proprio tanti anni fa. Blu-ray, però sai, Wes Craven è meglio averli tutti. Questo è un film che lui ha fatto dopo Le colline hanno gli occhi, dopo un film TV che non mi ricordo qual è, e prima di Nightmare. Quindi per dargli giusto una collocazione storica, no? Benedizione mortale, ci sono ste ragazze che finiscono in una comunità tipo Amish, che ovviamente contesta il progresso tecnologico, e poi ste ragazze scopriranno che probabilmente questi sono tutti pazzi. All'interno dei contenuti extra troviamo il trailer originale, il TV spot e il commento originale di Wes Craven. Il poster è molto bello, qua è un po' tagliato nella copertina. Ciao Psicocine, qua è un po' tagliato, il poster è molto bello, veramente figo il poster. Blessing, Benedizione Mortale. Ah ecco, mi ero segnato una cosa carina su questo Benedizione Mortale. Pare che ci sia una scena in cui una protagonista insomma gli entra un ragno vero in bocca e insomma per convincerla... Ah no, c'è proprio Sharon Stone, ragazzi, stiamo parlando proprio di Sharon Stone, probabilmente ai suoi primi film. Sharon Stone c'è in questo film, ragazzi, quindi c'è della gnocca, sappiate che c'è della gnocca, è ufficiale, c'è della gnocca dentro Benedizione Mortale. E invece pare che poi la scena siano riusciti a realizzarla, perché inizialmente si rifiutava. Ma chi è che non si rifiuterebbe? Io non lo farei mai, neanche per tutto l'oro del mondo, come si diceva ai miei tempi. Benedizione Mortale, direi che vale la pena anche solo per vedere la scena del ragno in bocca a Sharon Stone. Cazzo, ragazzi, Sharon Stone che se magna i ragni, ma cosa volete di più? Insomma, già sono dei bei titoli, secondo me. Poi, prossimo titolo, veramente grottesco questo. Sto parlando della donna Vespa. La donna Vespa di Roger Corman. Chissà quanti sono i film di Roger Corman. 3.000 miliardi. Più ne abbiamo, meglio è. Io lo provo ad aprire nel frattempo e vi dico che... Chiaramente, il titolo originale è The Wasp Woman, ovviamente del 59, chiaramente è influenzato, ispirato dal film L'esperimento del Dottor K dell'anno precedente. Cioè, è proprio del 58 L'esperimento del Signor K, del Dottor K, quindi più o meno siamo alla stessa tipo di contenuto. Cosa curiosa, come potete vedere dalla copertina, la donna Vespa ha la testa di umana e il corpo di Vespa, mentre in realtà nel film è l'esatto contrario, ha la testa di Vespa e la moglie di Bruno. Siamo proprio un gruppo di scappati di casa. Ha il corpo invertito, cioè ha le mani e la testa di Vespa e il corpo da donna nel film. Invece qua è il contrario. A me piace moltissimo questa illustrazione qua. Insomma, questa donna vuole rimanere giovane e prova un siero che fa rimanere giovane, ma che ha delle controindicazioni abbastanza particolari.
lei diventa una pazza omicida che ammazza e succhia il sangue alla gente, ma solo quello succhia, non succhia altro. Corman interpreta. No, è un po'. Vabbè. Corman interpreta un cameo, fa la parte del medico qua. Quindi c'è anche qua un aneddoto interessante che rende la visione ancora più curiosa. Il fatto che lei aveva questo testone da Vespa, come un po' come la mosca, e pare che nella scena finale avevano anche poco tempo per girare perché erano arrivati un po' di corsa. Alle battute finali, e pare che Susan Cabot stesse per soffocare all'interno di questa maschera, e ci fu insomma un piccolo incidente che però per fortuna si risolse senza nessun morto. La donna Vespa, la moglie di Bruno, come dicono dalla regia. La moglie di Bruno, ah, fantastico. Che posso dire se non ringraziare CG Entertainment che non solo mi fa conoscere le novità, perché pubblicano anche un po' di novità, mi fa conoscere anche vecchi film, mi dà la possibilità di vederli e secondo me un horrorofilo dovrebbe comunque cercare un po' di alternare, cercando di recuperare un po' dal passato e andare in due direzioni, quindi seguire quello che esce di nuovo, ma anche ogni tanto andare a guardare cosa c'è dietro, perché sono veramente tanti i film. Almeno per quanto riguarda il sottoscritto, che mancano all'appello. Sette Notti di Nero, il prossimo film di Lucio Fulci. Questa è un'edizione abbastanza nota. È uno dei thriller. Questo qua anche mi sa che non l'ho visto. È uno dei thriller più famosi, insomma, storie di assassini più famosi del 77. Io avevo un anno quando è uscito. Niente, ultimamente sono un po' sfortunato con le spedizioni che mi mandano, perché è leggermente rotta anche qua la custodia, ma non si preoccupino quelli di CG, la riparerò sostituendola con una di quelle che ho. Bellissima questa copertina. Tra l'altro, questa copertina, sono abbastanza sicuro e di poterlo dire, è ispirata a un quadro di come si chiama? Di il pittore che ha fatto Alien, come si chiama? Come si chiama? Pittore che ha fatto Alien. Vuoto di memoria, c'ho lì il libro. Giger, scusate, vuoto di memoria. Io so, figurate che sono un appassionato incredibile di Giger. Grazie Silvano che me l'hai scritto. Sono un grande appassionato di Giger, tant'è che quando ci fu la mostra, io già lo conoscevo un po' per Alien e un po' per le sue opere. Avevo già comprato dei libri. Quando ci fu la mostra a Milano, bellissima, tra l'altro, c'erano anche le sculture e pezzi di design fatti da lui. Io andai e per settimane tutti i miei disegni che facevo, all'epoca andavo a scuola, per settimane tutti i miei disegni avevano elementi ispirati alle ambientazioni di Giger, perché ero troppo, cioè mi aveva proprio nutrito artisticamente quella mostra lì, quindi per un sacco di tempo mi è rimasto addosso lo stile di Giger, i soggetti, le cose, quindi ho fatto fatica veramente a scrollarmelo di dosso perché è prepotente. Questo teschio è indubbiamente ispirato a un quadro di Giger che non ricordo qual è, ma ci sono dei volti molto simili a questo. Secondo me siamo lì. Dobbiamo dire su Fulci, se non, ecco, per esempio che potreste andare sul sito, a parte che forse c'è in edizione anche un video, ma non lo so. Sul sito di CG Entertainment c'è a noleggio un documentario su Fulci inedito, che poi in realtà è una mega intervista molto, molto bella, beh, ma tutto quello che riguarda Fulci è molto bello. Questo è un film che avevo puntato un sacco di tempo fa, perché ne aveva parlato il mio amico Roberto D'Onofrio, che è un grande esperto di horror da tantissimi anni, scrive per un sacco di riviste internazionali di horror. Quando io ho tra le mani un vecchio film horror, passo sempre da lui e gli chiedo questo com'è, cosa faccio, lo compro, eccetera, eccetera. Sto parlando delle Figlie di Dracula, un film molto, molto erotico, un horror molto osé, con queste due gemelle scandalosissime, scandalosissime proprio, uno scandalo via l'altro. Adesso vi faccio vedere dentro. Essendo che questo film fa parte di una trilogia che si chiama Karnstein, la trilogia dei Karnstein, mi sono chiesto, ma non è che
È proprio una trilogia che se non guardo i primi poi non ci capisco un cazzo. E lui mi ha detto: no, no, guarda, vai tranquillo. Non è proprio, cioè, non è proprio così. È una trilogia nel senso che tutti e tre i film, questo qua è del 1971, si ispirano al racconto Carmilla di Sheridan Le Fanu. Che tra l'altro è un racconto antecedente a Dracula di Bram Stoker, quindi si presuppone, è abbastanza ovvio che sia così, che la protagonista, che è una vampira di questi racconti, abbia ispirato anche Bram Stoker per la scrittura poi di Dracula. Essendo che questi tre film, che gli altri due si chiamano Vampiri Amanti e l'altro Mircalla, l'amante immortale, ci sono, cioè ragazzi, ci sono queste due gemelle che sono veramente fighe, non c'ho cazzo da dire. Insomma, le figlie di Dracula, tanta roba, sono contento di non dover vedere gli altri due film per potermelo godere, perché sennò avrei dovuto aspettare un po'. Ovviamente c'è un grandissimo Peter Cushing e Mary e Madeleine Collinson, figata. A me l'horror erotico, ragazzi, mi piace un casino. Passiamo al prossimo film di un italiano, Il mostro della cripta. Il mostro della cripta di... Sto cercando di farlo vedere il meglio possibile, di Daniele Misischia, che saluto. È un film molto particolare. Non sapevo bene cosa aspettarmi, nel senso che visto così è una palesemente una horror comedy. È sempre voltato, non so perché, c'è una legge tipo la legge di Murphy che fa trovare sempre. Allora, Il mostro della cripta, che è del 2021, non è un capolavoro, ok? Non è che siamo qua a dire che è un capolavoro, però è un film, secondo me, estremamente intelligente perché si presenta come un film comedy, tra l'altro c'è Lillo che per fortuna anche un po' del film ha avuto quel grande successo con la trasmissione LOL, ha creato questo tormentone, sono Lillo, eccetera, e ha avuto insomma il suo momento di celebrità, però sono contento che ci siano questi esperimenti, questo è veramente un esperimento cinematografico secondo me, perché è vero che è horror comedy, ma all'interno del film le scene di violenza sono estremamente forti, sono brutali ma anche esplicite e splatter. E non te lo aspetti da un film che ha un piglio molto leggero, da appunto da commedia con tantissime caratteristiche della commedia italiana. Oltretutto i protagonisti sono dei ragazzi giovani, quindi questo gli dà, diciamo, un aspetto ancora più giovanile, più teen movie. Di sicuro è un film molto particolare che alcuni horror... Credo che si sia spenta la camera. Ci pensiamo dopo. Sicuramente un film che può non piacere a chi cerca un, come dire, un cinema horror serio, violento, con tanti altri tipi di tematiche, però a me è piaciuto il fatto che è un film che fa ridere fondamentalmente, ma allo stesso tempo ti serve anche delle portate piuttosto violente e splatter. Quindi alla fine per me è un film promosso, nel senso che mi è piaciuto perché è molto strano, è strano, non è così scontato come uno può pensare, magari vedendo la copertina o insomma vedendo il trailer. Poi tra l'altro c'è anche un, diciamo, un mostro, diciamo, appunto, un mostro della cripta, fatto veramente da Dio, che vedrete sul finale. Insomma, Misischia ha già fatto The End, che mi è piaciuto, e poi ha fatto questo film che è un po' più comico, quindi chissà, magari io ho l'impressione che quando farà il prossimo film sarà un film action. Perché secondo me lui ama il genere action e proverà a fare un altro tipo di genere. Però se dovesse continuare l'horror, il mio gusto è... Cioè io ci vedo meglio l'horror serio, l'horror un po' introspettivo insomma, a me The End è piaciuta la chiave, è un film fatto veramente con poco che funziona, è un buon inizio, insomma, per aprire un po' le porte a questo genere e sperare anche che altri registi italiani vengano coinvolti in progetti di questo tipo. Mostro della Crippa, Cripta, sono contento di averlo in collezione. Passiamo invece adesso ad un film che ho recensito già, che si chiama 47 metri Great White. Great White, allora,
Prima cosa da dire, perché io non sono qua a prendere in giro nessuno, questo film non è della saga di 47 metri. È uscito al cinema con questo titolo, 47 metri, non so di chi è la scelta, ma non c'entra niente con 47 metri, tant'è che non c'è nessuna situazione in cui le persone sono a 47 metri di profondità. Non c'è profondità, non c'è nessun tipo di meccanismo horror legato alla profondità o appunto alla mancanza di ossigeno, tutti questi temi che c'erano nei precedenti film. Questo film, devo essere sincero, ragazzi, non l'ho apprezzato per niente. Diciamo che è una roba da collezionista di film di squali a tutti i costi. Cioè, se tu sei un collezionista e devi avere tutti i film di squali, allora te lo compri. Per il resto, mi spiace doverlo dire, ma per me questo film è totalmente sbagliato, cioè veramente quasi nella sua totalità. Peccato, perché i film di squali sono sempre affascinanti, potreste rivalutarlo però come film trash. Nel senso che io non lo avevo valutato sotto questo aspetto, potreste rivalutarlo tranquillamente come film trash. Questo è il penultimo film che mi è stato mandato. E poi, interessantissima nuova uscita, perché penso sia stato, non penso, sono abbastanza sicuro sia stato rimasterizzato, Squali Squelli. Cioè, oggi proprio una infilata di battute, una più bella dell'altra. Sto parlando di Frankenstein 80. Frankenstein 80, che è un film che parla di Dracula. No, scherzo. È un film che si rifà, liberamente ispirato al romanzo di Mary Shelley. Però si rifà, diciamo, il titolo si rifà a un vecchio film che si chiama Frankenstein 70, che tra l'altro ho un'edizione, ma mi sono rifiutato di guardarla perché si vede malissimo. Bello, mi piace un sacco come è fatto dentro. Mi piacciono queste cose minimal così, pulito, è molto retro. Frankenstein 80, forse è meglio se non vi faccio vedere il retro perché c'è una tetta, anzi ci metto sopra la mano così non vengo censurato, bloccato. Il film è del 72, mi sembra. Ah, del 72, si è spenta pure la luce. La nave sta affondando, ragazzi. E grazie a CG e Manstan lo riabbiamo nelle nostre case. Sono veramente curioso di vederlo questo, perché è diretto da Mario Mancini, che vabbè, non ha avuto una lunghissima carriera, anzi ha fatto pochi film. È stato l'operatore di macchina di Mario Bava in Sei donne per l'assassino, che è stupendo, e Operazione Paura. Nel film c'è il mostro, diciamo Frankenstein, è fatto da Carlo Rambaldi, quindi diciamo che qualche professionista bravo c'è. Lui ha lavorato con Bava, quindi per me è interessante comunque dargli un'occhiata. Recupero tutti i film che mi sono stati inviati da. Li rivediamo velocemente. Benedizione mortale di Wes Craven, Regression di Amenabarra, Sette notti in nero di Lucio Fulci, Le figlie di Dracula. Di, adesso non mi ricordo come si chiama il regista, ma ve lo voglio dire. John Hogg, questo sono troppo curioso di vederlo. Il Pozzo di Satana, qua è film giapponese, adesso il regista ve lo leggo perché è veramente difficile. Hajime Sato, La donna Vespa di Roger Corman, 47 metri Great White. Non vi dico di chi è perché meglio di no. Il Mostro della Cripta di Daniele Misischia. E infine Frankenstein 80 di Mario Mancini. Questi sono i film che mi ha inviato CG. Speravo che la telecamera reggesse un po' di più perché quella ha una risoluzione migliore per vedere i film. Bei classici e qualche altra chicca. Sì, dai, alla fine no, ma ce ne sono tanti che sono veramente fighi, secondo me. Di questi, quelli per cui ho maggiore curiosità, vabbè, il Mostro della Cripta l'ho già visto, Great White l'ho già visto, mi interessano molto, ma tutti gli altri mi interessano parecchio. Tutti, cioè tutti, solo che adesso devo trovare il tempo di vederli. Questo è un classico, se non succede. Non si è rotto niente però, perché sono caduti da un millimetro d'altezza. Però figa. Niente.
Qui si chiude l'unboxing di CG Entertainment. Ringrazio tantissimo i ragazzi di CG che spaccano. E veramente io dico una cosa: hanno fatto uscire un'edizione di dell'aldilà che spacca il culo. E adesso sta uscendo la startup appunto di Zombie contro Zombie, che si meritava assolutamente un'edizione speciale. Tra l'altro dentro c'è anche l'altro film del regista, quindi costa circa 20 euro e c'è dentro tutti e due i film più un sacco di robe. Belle chicche, diciamo. Oltre ai film, diciamo, normali, edizioni semplici, ha anche tutta una serie di chicche. Per chi ha visto questo video su YouTube, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciate un commento qua sotto e venite a iscrivervi a Twitch. Vi assicuro che non vi succede nulla di male. Basta andare col ditino su Google, cercare Twitch, poi dentro Twitch cercare NHQB, seguire, e poi quando facciamo le live, cioè sempre, entri, scrivi: ciao Gonz, come stai? E io: bella, finalmente sei arrivato. Così, quindi venite sul canale Twitch. Alla prossima.